Qui si è fatta mezzanotte e 20. Proviamo a riprendere da dove eravamo rimasti ieri. Purtroppo non si riesce a trovare il tempo di giocare durante la giornata. E niente, sono mezzo morto. Vediamo un po' cosa c'è qui. Non mi ricordo se l'ho già letta. Cara Courtney, quei bastardi mi stanno cercando, ma forse questa notte puoi aiutarti a fuggire. Per andare via di qui devi trovare le sculture a forma di testa di cane. A me pare di sì che l'ho letta, ne ho visto uno nella stanza della dissezione nel seminterrato. Vallo a prendere, ok. Stanza della dissezione nel seminterrato. Il seminterrato pieno di mostri che ci servirà. Cioè che è pieno di mostri di cui abbiamo fatto la conoscenza. Ottimo. Uno dei quali l'abbiamo conosciuto ieri, appunto, e mi stava inseguendo di qui. Non so se mi conviene un attimo curarmi, penso di sì, perché con quello che mi aspetta. Allora, facciamo un fluido chimico con delle erbe. Sì. Usiamolo, dai. Ok, stiamo bene, andiamo via. Adesso dobbiamo capire se i mostri sono in grado anche di aprire le porte. Mi sa di sì. Sì, già si sentono rumori, cazzo. Che angoscia. Facciamo una via dritta. Tipo, affanculo. Non voglio neanche combatterti. Sì, vabbè. Si fanno niente. Mi sa che sono costretto a affanculo. Vaffanculo, pezzo di merda. Sono morto? Forse ce la faccio a sopravvivere. Via, 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 via. Ok. Ma giochiamo proprio a cazzo. Ciao. Vai via. Madonna, mi dà le palle. Cuccio per cucire che non ho. Vabbè, io qua sono morto tanto. Vabbè, è impossibile. Che cazzo devo andare? Vattene a fare in culo. Allora devo trovare quella roba con testa di cane. Ti pare? Cioè, questi non muoiono nemmeno. Almeno sono abbastanza lento qui da dove sono venuto. No, allora devo un attimo tornare indietro a curarmi. Mamma che ansia. Bene, ho sprecato tutti i proiettili. E praticamente non ho. Allora. Ottieni la testa di cane nella stanza della dissezione. Sono tutte chiuse, devo trovare qualche chiave e districarmi in mezzo a 10.000 mostri. Forse riesco a ucciderli e ci tiene qualcuno a coltellate.
Questa è chiusa e non ci si può andare. Vediamo se riesco a ucciderne uno. Questi continuano a uscire, escono. Ah, qui si va. Questo col tizio continuiamo a scappare all'inchiuso. Vai, 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 vai. Mamma mia, che merda. Affanculo. Riproviamo. Andiamo. Allora, di qua non si trovava nulla. Qui non ci sono andato. Qui non ci sono. Qui si va. Qui dove sono andato prima e sono stato invaso da queste merde. Sono un scudo chimico. Ok, ne ho ucciso uno. Sì, vabbè, ciao. Dove cazzo devo andare? C'è una porta di qua. Vedo dove sono venuto, proviamo a tornare indietro. L'ho trovato un'erba, non ho sprecato troppi proiettili. Qui non ci sono porte. Stanza delle dissezioni. Dove cazzo? Questa mi va. Vai, 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 vai. Via, subito. Ok, questa l'ho sbloccata. Sarà questa la stanza delle dissezioni. Non so che cosa ho trovato, però. Una foto tesoro. Questi stanno per arrivare. Chiave scorpione, ottimo. Ottimo. E si scende ancora. Io carico. No, solo una proiettile. Altro fucile. Psicostimolanti. Si entra, non ho chiavi, vabbè, qui non si va, ma come cazzo torno indietro? Questa è la roba, è grimaldello, no? Allora devo liberarmi di qualcosa. Ok, qui c'è il grimaldello. Andiamo. Spana di terra. Voglio andare via di qui. Vai. Via. Dove cazzo si andava? Via, cazzo. Vai che ce la fai a scappare, vai! Dov'era? Ha perso l'orientamento, non di qua. Forse sì. Ho perso l'orientamento, sono tornato qui. Inutilmente. Non posso neanche vedere la mappa, cazzo. Ah, ecco, finalmente. Madonna santa. Andiamo a curarci. Ah, questi salgono pure. No, 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 tu non puoi venire di qua, oh. Allora. Sì, usiamolo. Ecco,
Comunque non è che stia bene. Sono quasi morto. Ora, siccome ho trovato sta roba, mo salvo pure. Qui c'era il mostro che abbiamo ignorato ieri. Scompare? Beh, meglio così. Abbiamo sbloccato sta cazzo di... Questa è la testa coi cani. Questo intanto... Ora ti schiaccio come un insetto. Spero che Marguerite non l'abbia sentito. Che cazzo mi è servito venire qua allora? Ah. Mi sa che mi serve prima il Vieni fucile. qui, cucciolino di papà. Allora, vediamo di nuovo l'inventario. C'ho un grimaldello. Dove potrei usarlo? Nella stanza dei bambini? Stanza della nonna. La chiave scorpione ce l'ho ancora, ok. Andiamo prima alla stanza della nonna che si trova Sai che ti trovo alla prima o nostra poi, destra. e quando ti trovo... Cerchiamo di non farci vedere da questo psicopatico di merda. Non mi sta vedendo. Ma che è aperta? Non è possibile che sia aperta. Qui. Andiamo. Tutto così divertente. Non posso prendere il fucile. Bene. La dentiera. Abbastanza di sicuro i pezzi di merda per i Posso giardini. aiutarti? Fammi abbassare un attimo. Allora, prendiamo queste cartucce. Non c'è niente. Mi serve un bel po' di slot. Gentile signor Baker, come si sente ultimamente? È passato molto tempo dal suo ultimo controllo. Scrivo di informarlo che ho appena terminato di disegnare le sue lastre. Prima presente nella teccana sembrano essere coloni fungine, quasi sicuramente correlate alla muffa. Le allucinazioni su di cui mi hai parlato potrebbero dipendere da queste formazioni. Se la sintomatologia da lei descritta è causata da un parassita fungino, questo deve essere rimosso immediatamente. Non intendo allarmarla, ma sono preoccupato seriamente per la sua salute. La invito a recarsi in ospedale non appena avrà letto questa lettera. Il suo, in quanto medico, consiglio di effettuare tutti gli accertamenti. Ok. Ma si può chiudere la porta? No. Ah, ma è un fucile rotto. E di quanti slot ha bisogno sto... No, aspetta. Devo posare un bel po' di cose, dai. Vado a posare le monete e cerco di distillare Ti manco? un altro oggetto. Cazzo, mi ha visto. Ahia, subito alle palle. Mi faccio un giro e ritorno di sopra a fare un attimo mente locale perché devo posare Che c'è a corto di un po' di munizioni? oggetti devo posare. Sì, corto di munizioni. Allora, aspetta, dove cazzo sto andando? Sbagliato strada. Qui c'è Ti lui. vedo. Coglione di merda. Vai via.
ricordo dove cazzo si fa per salvare. Forse di qua. Forse sì. Il cazzo dell'orientamento. Non puoi sfuggirmi, figliolo. Sta arrivando. Qui si va al seminterrato di merda. Ah no, qui vado bene. Ok, di qua. Certo, bisogna fare attenzione. A salvare un attimo a capire quel che cazzo dobbiamo fare. Ho sprecato solo proiettili. Facciamo un altro salvataggio. Questa è inutile, quindi prendiamo un attimo la mappa. Allora, adesso bisogna memorizzare bene e fare cose con velocità. Esco, vado a sinistra e poi destra. Salone d'ingresso, nell'area ricreativa. Questa zona è zona pericolosa. Devo salire sopra. Ok. Vado per fuori e poi entro. Fuori. Sapevo che stava qui, però che cazzata, eh. È sempre dietro. Mi sto arrivando. Mi ha visto? Ma sono sensibili questi pezzi di merda? Ci ho pensato dove? Allora, quindi orologio a pendolo, libro area ricreativa, stanza della dissezione. È rotto, cazzo. Orologio a pendolo, libro area ricreativa e quell'altro qual era? Stanza della dissezione. Tanto mi curo, ah. Sto morendo. Sai come si dice, la famiglia è per sempre. Questo mi servirà a prendere il fucile a pompa. Ricreativa, poi dove sarebbe? Qui. Qui mi serve lo psicostimolante. Aspetta, mi prendo prima lo psicostimolante e poi. Allora. Vedo che c'è qualcosa qui dentro. Ottimo. Ottimo. Allora, prendiamo un attimo lo psicostimolante. Che non si può usare, però. Questo qui, psicostimolante, conferma. Si può anche combinare. Vabbè, apriamolo, dai. Posizione degli oggetti. Questo. Cosa ho preso? Questo qui è il registratore. C'è niente. No, ho preso più proiettili. Eccolo il libro. Poi l'ho visto già ieri, sto libro non me l'ha fatto prendere. Tu non ti muovere da lì. Sì. Ciao ciao. Senti, mo ti abbatto, perché. Ho rotto i coglioni.
Devo fare le cose con calma. Che cazzo. La previsione della tempesta in arrivo, questo già l'ho visto. Ok, non ci interessa. Il libro ora. Questo qui. Testa di cane. È stato costretto purtroppo. Andiamo a cercare altra roba. Qui c'è sto stronzo, magari mi dà qualcosa. Niente. Questa già l'abbiamo vista. Insomma, sto gioco ti fa perdere proprio il senso dell'orientamento e c'è roba qui dentro. Forse posso aprirla col coltello. Sì. Questa forza si può aprire col grimaldello. Niente. Andiamo a sostituire il fucile nel frattempo. Come non hai spazio sufficiente? Io ti voglio dare. Palle. Vediamo un attimo. È meglio che mi chiudi dentro. 17 proiettili, ricarico tutti. E qui ci poso il coso inutile. Ora torno a salvare. Visto che ho fatto sto macello. E sono mezzo morto per farlo. Andiamo prima la pistola. Qui però mi ricordo che c'era un altro. Un'altra cosa da. Ok, ottimo, aperto. Ottimo. Adesso la stanza delle dissezioni quale sarebbe? C'è un paio di rimaldelli, mi sa che mi servono entrambi appresso. Vabbè, io vado a prenderlo. Ah, qui dove ho usato. Ok. E queste mi servono. Perfetto. Adesso possiamo affrontare la stanza delle dissezioni. Se solo mi ricordassi dove cazzo si fa. Ora vado dritto. Ok, sto iniziando un po'. Dopo di questa, subito a sinistra e a destra. Mamma mia, che senso dell'orientamento di merda che ho. Sì, vabbè, io poi ti ignoro proprio completamente. Ok, siamo arrivati fin qui. Non è che ho sprecato un grimaldello. Beh, devo farli fuori quelli lì perché sono costretto a farli fuori, altrimenti non riesco ad esplorare per bene la zona. Venite, venite. Bravo, ciao. Oh, morto? Ok,
Allora, uno è fatto fuori. Non so se mi conviene ucciderli tutti, però procediamo con calma. Qui è da dove sono venuto. Qui c'è una porta che non si apre. Stanza delle dissezioni, quale cazzo è? Ma sei sicuro che sta qui la stanza delle dissezioni? Sarà questa. Sì, rialzati alla. Alla bruscina. Usiamo un po' la pistola. Sapete il tizio continuava a scappare, l'ho rinchiuso. No. Ricorda, 3A è un'impronta della mano. Non capisco. 3A, Lucas. Chiusa. 3A è un'impronta della mano. Che significa? Qui c'è un'impronta della mano, ma non sembra che non possa farci nulla per il momento. Come posso ottenere questa testa lì? Qui c'è un'altra, sembra un fucile. Meglio avere sempre prima il fucile a portata di mano. Possibile che non c'è niente. Ok, abbiamo visto. Dove cazzo devo andare mo? Andiamo di qua, dai. È un bug. Lasciamo perdere. Cioè, qui c'è qualcosa, secondo me. Che, vabbè, meglio non affrontare quello che ho visto. Qui c'è qualcosa. Sono morto subito. Questo mi può servire. Ma che cazzo uso? Non c'è niente. Si deve fare qualcosa qui. Andiamo a sinistra. Qui da dove sono venuto. Io sento rumore dall'altro lato. Proprio vieni, vieni. È morto. Ok, ora mi curo. Perché questo non è il posto più adatto. Ora ho sprecato tutti i proiettili. Questa mi serve. Sì, questo ci serve. E anche questo. Ah,
di distrazione, quale cazzo era? Stanza genitori, stanza della caldaia, ecco, la stanza della dissezione è quella, ma io non ho una chiave però. Non ho una chiave. Dove di cazzo si prende la chiave? Niente, la chiave dov'è? Continueranno a uscire. Già che attraverso il muro. Vabbè, si fa qualcosa qui allora. Rinchiuso l'inceneritore in fondo a sinistra. Sai come aprire l'inceneritore? Ricorda, 3 A è un'impronta della mano. Fai come ti pare con la ragazza. 3 A è un'impronta della mano. Forse 3 aperte è un'impronta della mano. Questo è chiuso. 3 A, l'impronta della mano. Siccome quella lì è chiusa, non si può aprire, per 3 A, l'impronta della mano, credo che intenda dire apriamo le 3, a partire da questo senso, e poi l'impronta della mano. Oh, che cosa succede? Qui bisogna fare qualcosa. Ok, allora, qui siamo alle prese con questo enigma. Vabbè, facciamo un attimo mente locale. Abbiamo ucciso questi qua, quindi per il momento non dovrebbero venire a romperci i coglioni. Abbiamo terminato i nostri proiettili. Non ne abbiamo altri, sfortunatamente. Voglio vedere dopo come cazzo farò, insomma, ad andare avanti. Però secondo me c'è qualcosa da fare qua, cioè secondo me è ovvio che c'è qualcosa da fare qua. C'è scritto 3A e una mano. Vabbè, ragionandoci un attimo, qui vediamo scritti dei nomi. Vediamo un nome che abbia 3A e poi. Allora, iniziamo a chiudere tutto. Chiudi. Questi sono gli inceneritori. Chiudi. Chiudi. 3A. Sean, c'è una sola A. William, una sola A. La mano è questa. Lara, sono due A. Travis, ed è questa quella chiusa. Lara, William, Sean. Qui non c'è scritto niente. Ah, polvere da sparo, chi l'aveva vista? Io vedo 2A. Apriamo questa quella giusta. Ah, Tamara. Ecco, qui ci sono 3A. Ecco, mi ricordavo che c'era una Tamara, solo che è scritto all'interno. È sicuramente questa allora. Tamara. Ecco, speriamo solo che non escano cose di puttana. Ci pareva. Forse ce la fai, dai. Scappa, dai. No. Affanculo. Riproviamo. Questa. E questa. Ok.
essere più potente. Anche lui è morto con solo due colpi. Questo c'ha il braccino più potente. Allora, siccome adesso siamo riusciti a terminare questo cazzo di enigma, ad ottenere la chiave, mi conviene un attimo andare a salvare. Ah sì. Mi conviene un attimo andare a salvare. Io ti ignoro proprio perché. Si va di qua, non posso sprecare colpi per questi esseri inutili. Sì, vieni, arrivo, ecco qua, tanto non viene fin qui. Destra, sinistra, destra, dritti. Strada. Sinistra, sinistra. Sinistra. No. Si va qua. Officina di posizione. Cago proprio. Solo tu perché. No. Deve essere proprio un coglione. Perché non si apre? Oh. Suo padre. Quando le dice che sarà lui suo papà. Ah, no, no, bastardo. no. Ah, la troverò e lo farò soffrire. E tu, amico, mi aiuterai? Questi in pratica uccidono le persone e le trasformano in quelle merde. Vabbè, mo devo affrontare sto stronzo allora. Devo affrontare questo. Carichiamo. Livello di salute, sto benino. Vabbè, dai, andiamo ad affrontare questo. Qui c'è un'erba. Munizia, ho visto proprio qui c'è un'erba. Se si trovano erbe e cartucce è perché siamo pronti per il boss. Allora, ok, dai, qui si affronta sto tizio. Finalmente, speriamo che muora una volta per sempre questo idiota di merda. Prima di qua. Questo sembra carne bollita. Questo è un povero Cristo. Poveraccio. Sta per trasformarsi in qualcosa. Quindi facciamo in fretta. Qui sotto non c'è niente. Qui dove si va? No, vabbè, questo non. C'è qualcosa qui utilizzabile? Sì. Non c'è un sorvente da qualche parte. Che cazzo di merda è questo? Vabbè.
ad affrontare il vecchio, va. Sono sicuro che adesso esce all'improvviso. Ecco qui la testa di cane. Vabbè, non si fa Le niente. pistole non servono molto da queste parti. Devo consumare prima di colpire la pistola. La motosiga, cazzo. Allora. Si può buttare un cadavere appresso, sto stronzo. Sicuramente. Ok, serve disorientarlo almeno un po'. È morto. Trasformando. Parlo fuori questo perché mi ha rotto il cuore. Ha rotto le palle. Fuori. Ah, fratello. Di me. A un certo punto è uscito scritto avvia qualcosa, un quadrato, non ho avuto modo di leggere. Mi sta piacendo questo gioco, spero che la trama comunque sia all'altezza, insomma, della paura, dell'angoscia che scatena dover andare due colpi, cazzo. Che è peggio della mia tu però, eh? Ok, adesso l'abbiamo finita. Abbiamo finito per il pistolo. Ma quando fa così mi sa che è inutile. Andando già adesso. Certo che è più forte di me fisicamente. Vabbè, non si fa niente, dai. Cagato, io gli sparo un proiettile in testa e lui non. Non è uscito a fare.
di andarmi in bagno, solo perché sono un mutante e io sono una persona normale. Ma scappa. Anche tu un po', che pezzo di merda. E stai diventando. Bravo, che scoppiamo. Non è che ne devo... Ci vediamo all'inferno, Liquid. E questo risolve il problema della cremazione. Ok, dopo questo breve flashback sono riuscito anche a non sprecare il coso della salute. E dov'è che c'era scritto premi quadrato? Forse qui. Beh, quasi deve sicuramente andare via con la motosega. E mo che cazzo, deve essere morto sto bastardo. Se no dai, una strozzata. Comunque spacchiamo prima questo col coltello. Queste ci servono. Carichiamo. Tenga che gli servono. Questa un po'. Certo, con una motosega in mano mi sento più al sicuro, eh. Mi sento molto più al sicuro. Ecco, come mi ha detto. Infatti si è spezzata. Ma vaffanculo. Io ero convinto di... Andiamo avanti. Sto salvando. Qui si va giù. Sta qualcosa da queste parti, no? No. Vado a destra e poi... Il percorso è abbastanza obbligato stavolta. Spero di non perdermi. Voglio vedere prima se c'è qualcosa da raccattare. No, non c'è niente, già abbiamo visto. Qui. Ecco, qui dopo mi porta, prima l'avevo preso. Non si fa nulla. Devo scappare direttamente. Qui ci saranno i merdosi con più palle. Noi li ignoriamo alla grande e andiamo verso... andiamo dritti. Questo già è ricomparso. Ah, la vecchia, la vecchia. Andiamo via. Buongiorno. Ciao. Posso neanche mirarlo. Vai a fare in culo pure a te, vecchia. Abbiamo finito. Ok. Finalmente fuori. Non me ne posso tornare a casa, niente? Ho vinto un trofeo che si chiama, che ha il nome di "Dove credi di andare". Questo la dice lunga.
Intanto Mia non si sa che fine abbia fatto. E qui però c'è roba. Non posso scassare niente. Però la pozzanghera. Mi diverto sempre, insomma. Mi piace sempre. Cazzo, mi piace sempre perdermi nelle, insomma, nei giochi di luce, negli effetti grafici, nei particolari. Qui c'è un altro enigma. C'è un oggetto da usare. Vabbè, vediamo dopo. Questa è la porta che abbiamo visto all'inizio, no? Qui si salva. C'è un'altra cassetta. C'è scritto qui Magnum 9, forse 9 monete. Non le ho adesso, però. Ok, 8 monete per un Magnum. Riesco a capire che chi ci sia scritto. Kickback and a lot of stopping power. Cioè, in pratica ha un grande potere d'arresto quest'arma. Allora, mi sento sempre più strana. Presto diventerò come Mando. Se lei lo scoprisse, sarebbe la fine per me. Quella donna che hanno portato qui, Mia, sa qualcosa. Se solo avessi il siero, io potrei curarmi. Devo scoprire di più. Questa sarà Zoe che ha scritto sta roba. Osserviamo intanto un po' questa roulotte. La videocassetta la voglio guardare alla fine. Sembra un buon posticino in cui rintanarsi. Un posipetto. Magari è di Zoe. Qui si salva. Vabbè, io già ho salvato. C'è un altro salvataggio, giusto per la pistola rotta. Magari facciamo la stessa cosa di prima. Prendo tutte. Ogni volta che ne trovo una, magari la metto qui dentro. Ok, quante ne mancano? 4. Perfetto. È troppo tardi per loro. Ok. Questa l'abbiamo letta. Anzi, questa che roba è? Stabilizzatore, aumenta la velocità di ricarica. Non ci riesce, non ci interessa. Steroidi, aumentano la salute massima. Questo ci serve, sono un idiota. Comunque ho salvato. Salvo su un file da parte, dai, ne creo uno nuovo. Vabbè, andiamo di fuori, dai. Arrivato così lontano. Allora cosa vuoi che faccia? Mi potrebbe far uscire da qui? Ethan, stammi a sentire. Io e la mia famiglia siamo tutti contaminati. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per Mia. C'è un modo per farlo. Ci serve il siero. Dovrebbe espellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Bene, quindi dov'è? Se sapessi dov'è, l'avrei già preso da molto tempo. Ma credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salverò Mia e ce ne andremo, no? Così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude, non puoi sbagliare. Ok. Cazzo. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre? Sta attento. Ti stanno cercando. Ok, dobbiamo andare in un'altra casa. Alla palude. Qui ho detto non si può andare. E niente, vabbè, per il momento finisco qui quest'altro video.